Ci troviamo a Matera, la città dei Sassi. Ma cosa sono i Sassi? I Sassi sono antiche abitazioni scavate nella roccia. La calcarenite, una roccia sedimentaria molto friabile, emersa tanti anni fa dalle profondità oceaniche. I Sassi sono stati abitati quasi fino agli anni 60. Gli abitanti dei Sassi erano le persone più indigenti. Erano costrette a vivere in spazi angusti, ristretti, insieme agli animali, che servivano per lo più come riscaldamento. Le condizioni igieniche e sanitarie erano pressoché nulle e la mortalità infantile quasi del 50%. Questo significa che un bambino su due moriva. Più nuclei familiari vivevano a strettissimo contatto, dando origine a quelli che oggi si chiamano vicinati. I vicinati erano una sorta di cortili, ma molto più ristretti, dove le varie famiglie vivevano in comunità, quindi tutti sapevano tutto di tutti. In queste case non c'erano finestre, non c'erano, quindi le porte erano sempre aperte, erano degli ambienti malsani, spesso si litigava, era come se fosse una grande famiglia, una famiglia allargata. Andiamo a vedere adesso com'era strutturata un'abitazione nella roccia. Tre ambienti, il vano cucina, la stalla con l'asinello e gli animali da cortile, il luogo dove è ubicato il letto matrimoniale, un letto a soppalco, la culla con il bimbo e anche un piccolo spazio che si prestava per svolgere i servizi igienici. In quel periodo le case non erano fornite di fuoco. Di questa grande favela di Matera nessuno sapeva niente fin quando nel 45 Carlo Levi, nel suo libro Cristo si è fermato ad Eboli, raccontò la situazione disastrosa di questa città. Matera venne così definita da Togliatti vergogna d'Italia e solo nel 52 De Gasperi firmò la legge per lo sfollamento dei Sassi e con l'aiuto di Olivetti vennero costruiti dei quartieri popolari dove trasferire queste persone. I quartieri storici di Matera sono tre: Sasso Caveoso, Sasso Barisano e Civita. Il Sasso Caveoso è orientato verso sud, mentre il Sasso Barisano verso nord-ovest, in direzione di Bari. La cattedrale si erge tra i due sassi nel quartiere della Civita. È uno di quei posti dove il tempo sembra essersi fermato, dove ogni pezzo di pietra ha qualcosa da raccontare. Qui tutto è magia. Grazie Matera per averci riempito non solo gli occhi, ma anche e soprattutto il cuore.